Se vuole che si possa effettuare questo TAC, lei deve cercare di dimagrire. Chiaramente non è una, una cosa facile. Già, dimagrisca e poi torni. È così che si è sentito rispondere Giuseppe Marazzia, 54 anni, alla richiesta di poter effettuare un TAC che chiarisse il disturbo al diaframma che lo affligge da mesi. Per il signor Giuseppe più di 190 kg di peso, dopo aver raggiunto anche i 300, una risposta senza appello uguale a tutte le strutture a cui ha bussato inutilmente. L'ennesima discriminazione che si ripete perché ha problemi di obesità, dato che i mezzi di indagine radiologica presenti nei nosocomi e nelle strutture private salentine sono tarati per reggere 130 kg, estendibili al massimo a 160. Noi, forse obesi, siamo considerati persone di serie C perché ci sono delle cose a cui non possiamo accedere e non capisco il motivo perché, quando magari su al nord sento dire che. Questi, questi attrezzature ci stanno. Della vicenda si è occupata anche l'Associazione Salute Salento ad annunciare entro la fine del mese l'attivazione al fazzi di una risonanza magnetica di ultima generazione. Stanno solo aspettando l'arrilacci dei gas medicali. Ecco questa ha i criteri diciamo, tecnologici moderni. Sopporta fino a 250 kg e quindi probabilmente riuscirà a. Diciamo, a tutti questi soggetti eh, obesi e grassi riusciranno a fare queste prestazioni.